era un esplosivo militare, non di facile reperimento. Così anche la tecnica per riuscire a cogliere una vettura all'interno di un corteo di almeno 3 vetture che si spostava a una velocità tra i 110 e i 120 km all'ora, con delle variabili come i tempi di sollevamento del manto asfaltato di un'autostrada, che credo che nessuno possa conoscere, abbia mai sperimentato tecniche di questo genere. Se noi guardiamo dove si trovava la macchina colpita, si trovava esattamente all'interno per metà del cratere che è stato formato dall'esplosione, quindi una precisione direi quasi millimetrica, se fosse possibile. C'è stato uno squarcio ad un certo punto nell'inchiesta sulla Falange Armata, un'inchiesta molto importante che è stata archiviata, secondo me, pur essendo stata archiviata, è un'inchiesta che ha all'interno delle testimonianze importanti, la testimonianza ad esempio dell'ambasciatore Fulci, che è stato un ambasciatore presso la NATO, quindi a Bruxelles, molto informato sui livelli militari, tecnici, tecnico-militari, politici che venivano messi in gioco in questo complicato scacchiere che era quello dell'Europa in quegli anni. Questo ambasciatore ha, come è stato più volte ricordato, anche lo potete ascoltare la sua testimonianza anche a Radio Radicale quando è stato interrogato all'interno del processo sulla trattativa, lui ha raccontato che essendo stato minacciato più volte da questa sigla Falange Armata in maniera seria, quando ci fu l'attentato a via dei Gergofili, lui venne direttamente in Italia, chiese di incontrare il capo dell'arma dei carabinieri, il generale Federici, e gli diede una busta. All'interno di questa busta disse ci sono i nomi delle persone che potrebbero essere coinvolti in questa strage. Erano i nomi di 16-15 persone, forse è più corretto dire 15 persone, che avevano l'expertise, la capacità militare, perché erano stati preparati a utilizzare e a maneggiare con questa disinvoltura, con questa preparazione, gli esplosivi militari. Non esisteva nessun altro che fosse in grado di fare questo, che fosse stato addestrato a quel livello specialistico per riuscire a fare questo. Il motivo per cui presento questo elenco al capo dell'arma dei carabinieri è perché era stato minacciato seriamente da questa organizzazione e dunque aveva fiducia nello Stato italiano che potesse individuare e in qualche modo impedire che questa minaccia diventasse effettiva. Dunque ci sono state seminate delle interessanti piste per riuscire a mettere meglio a fuoco dove e come si sarebbe potuto organizzare questo attentato. Il fatto che improvvisamente la mafia si interessa delle chiese non è soltanto determinato dal fatto che il Papa era appena sceso in Sicilia pochi mesi prima per predicare contro la mafia, atto molto coraggioso e non mai attuato precedentemente. E le responsabilità che lo IOR ha avuto in tutte le inchieste che sono state affrontate nel riciclaggio del denaro, chiamiamolo sporco, sono argomenti di cronaca abbastanza approfondito. Quindi si viene a creare, se noi dopo tanti anni passati nel interessarci alla cronaca e a queste inchieste difficili, mettiamo insieme questi pezzi, è difficile non vedere uno sviluppo delle operazioni, individuare quali sono i fronti, quali sono i soggetti coinvolti, qual è il soggetto che si è permesso per tanti anni
tutti gli anni della Prima Repubblica, di operare un'attività stragistica nei momenti più opportuni, perché anche il momento parla, anche il momento in cui avviene un'esplosione racconta qualcosa del soggetto che vuole intervenire. Se noi pensiamo in maniera molto semplice a alcune date, non so, il 1974. Il 1974 è un anno in cui sono stati organizzati 4 attentati. Due sono falliti, il terzo è riuscito nella piazza a Brescia, provocando diversi morti. Il quarto doveva avvenire il 4 di agosto del 74, perché doveva essere funzionale a un interessante progetto. Dico interessante perché non si trattava del tipico golpe di estrema destra, no, il progetto era di creare un golpe bianco, portare alla presidenza del Consiglio una persona che era stato precedentemente un combattente contro il fascismo in Spagna, Randolfo Pacciardi, una persona che aveva un certo carisma, una ottima presenza, tant'è che viene ricordato anche come amico di Hemingway, come quando era in Spagna, e come una persona che aveva sicuramente la possibilità di non essere catalogato come una scoria del passato. Questo golpe non avviene per altri fattori, perché lo ricordo sempre con un certo piacere, due giovani giornalisti vicini al licenziamento nel Washington Post nel giornale Washington Post americano furono mandati a seguire un stupido processo a un gruppo di persone che era entrato forzatamente di notte dentro un albergo dove aveva dove si era organizzato il comitato centrale, chiamiamolo comitato centrale, anche se non è il termine giusto, il quartiere generale, più corretto dire così, del Partito Democratico. Questi giovani, seguendo questo processo, si resero conto che chi difendeva questi scassinatori era un avvocato molto importante del Partito Repubblicano e uno di questi scassinatori era stato indagato per la morte del presidente Kennedy. Bene, e questo caso di per sé non ebbe uno svolgimento molto approfondito, ma fece scattare una strana reazione che nelle democrazie è sempre possibile che avvenga. Un importante esponente del Partito Repubblicano che operava all'interno di un'agenzia governativa cominciò a fornire a questi giovani giornalisti delle informazioni su un ammontare enorme di soldi illegali che venivano accumulati dalle organizzazioni per la rielezione del presidente Nixon. Un evento mai visto di dimensioni spaventose che poteva alterare profondamente i meccanismi elettorali. Nixon fu costretto a dimettersi. Le dimissioni di Nixon impedirono l'attuazione del golpe bianco che poi fu denunciato da Pasolini in prima pagina sul Corriere della Sera poco tempo dopo. Questo episodio ci deve far pensare perché esistono delle strutture, e io penso di non sbagliarmi se ipotizzo che la CIA, che è un organismo che si autofinanzia con ogni genere di traffico, delle strutture che possono intervenire e alterare il funzionamento della democrazia in maniera profondamente illegale, e questo è successo da varie parti nel mondo, poteva succedere addirittura negli Stati Uniti, ma c'è stata una stampa, un potere che è intervenuto ed è riuscito in qualche modo a impedire che questo avvenisse, e questo ha avuto effetti positivi anche per il nostro paese, perché c'è stata la possibilità di impedire che avvenisse il famoso golpe bianco. Faccio questi esempi per dire
che quando esistono degli organismi che hanno questo potere, questa capacità di influenza e questa capacità di organizzazione militare, sono facilmente individuabili alla fine dei conti. E forse queste stesse organizzazioni che sono state attive, e ripeto, era un contratto, quello che ho visto, che riguardava Gladio, un contratto che è rimasto attivo e non credo che sia stato mai eliminato. Capo Maraggio continua a essere attivo, magari possono, si sarà trasformato in qualche modo, ma io non conosco come, ma sicuramente non credo che sia difficile ragionare su questi argomenti, trovare dove il pericolo può essere, quale può essere il pericolo. In quegli anni, nel passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, queste forze si sono evidenziate in maniera molto palese, e tant'è che appunto l'ambasciatore Fulci, che è stato a capo di uno dei servizi, a capo del CESIS, ha avuto le informazioni necessarie per avvertire di questo pericolo, avvertire l'arma dei carabinieri. Io credo che ci sia un ultimo pezzo dell'inchiesta sulle stragi del 92 e del 93 che ancora non è stato percorso, ed è il pezzo che deve trovare chi fisicamente ha avuto la capacità tecnico-militare per organizzare la strage di Capaci. E non è impossibile, perché come vi ho cercato di spiegare, non è un'operazione che sia realizzabile dai personaggi citati dalla mafia in tutti gli interrogatori che sono stati fatti. Vorrei sapere la vostra opinione di voi magistrati. Adesso lei non è più attivo, quindi una sua opinione, libera opinione, può esprimerla, io spero. C'è da chiedersi, anch'io mi sono sempre chiesto se questa tecnica, lo diceva Torre Alta, percorso in autostradale ad alta velocità di tre macchine in fila, effettivamente indovinare l'esatto, predisporre l'esplosivo e indovinare l'esatto momento per far saltare la macchina in aria non era certamente una cosa semplice. E peraltro è più sofisticata e più complicata rispetto alle altre due stragi, quella in cui perse la vita Rocco Chinnici, misero l'autobomba davanti casa sua, e in cui perse la vita Paolo Borsellino con l'autobomba messa davanti la casa della sua mamma. E c'è da porsi questo interrogativo, e francamente nel racconto dei pentiti sembra una... c'è qualcosa che non convince. Ma voglio dire, laddove dalla... ecco, perché parlare di tecniche, si fanno delle ipotesi, delle impressioni di verosimiglianza o non verosimiglianza basate su una certa esperienza, ma non si parla di fatti certi. Mentre invece un fatto chiaro c'è a proposito dello stragi. Ma voglio dire, chi glielo doveva dire ai mafiosi del Trapani di Matteo Messina Denaro, di Graviano, di andare a fare un attentato in via dei Georgofoli? Chi glielo doveva dire a questi mafiosi di provare a gettare dell'esplosivo nel giardino di Boboli? Ma quelli neanche lo sapevano che cos'era. Chi glielo doveva dire di scegliere San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro? Quindi in tutta Roma finalmente si scelgono due chiese. E qua è evidente, ma risulta anche dagli atti del processo, che c'erano dei suggeritori. E se c'erano dei suggeritori, evidentemente non era solo mafia, ma era qualcosa di calcolato per influire, questo era lo scopo, su quegli equilibri generali del paese. Tant'è vero, ma questo le sentenze lo dicono più volte, che attribuiscono un'importanza enorme a un evento che non si verificò: la mancata strage allo stadio Olimpico nel mese di ottobre del 1993.
era organizzato un attentato di proporzioni immani, perché dovevano saltare in aria durante le partite, c'erano i pullman dei carabinieri per controllare l'ordine pubblico, eccetera. Dovevano saltare in aria proprio alcuni pullman dei carabinieri. L'attentato non si verifica perché fallisce per un guasto, dopodiché non ce ne sono più. Questa vocazione stragista di Cosa Nostra improvvisamente cessa. Che cosa è successo? Che cosa è successo nel frattempo è una domanda a cui la classe dirigente non ha mai dato una risposta. Ma voglio dire, e qui non siamo nel campo delle ipotesi, perché allora bisognerebbe mettere insieme altri atti e altre cose che sono risultati da altri processi. Però non basta che ne parliamo ogni tanto fra addetti ai lavori e richiamiamo sentenze, eccetera. Questa verità, queste cose, che peraltro avrebbero, cioè si prestano, come per esempio tutta la vicenda di Andreotti, sono vicende che si presterebbero ad una rappresentazione anche cinematografica, anche televisiva, anche narrativa, ma in questo tipo di narrazione, di spiegazione, non c'è mai stata. C'è sempre la solita manipolazione: da un lato i feroci bifolchi di Corleone e dall'altro lo Stato che ha consentito l'attacco frontale alla mafia. Io mi permetto di aggiungere una piccola informazione. L'attentato allo Stadio Olimpico avrebbe dovuto avvenire in via dei Gladiatori. Anche quella via poteva essere forse un indizio non piccolo per chi non avesse capito bene qual era l'operazione, da chi provenisse. E poi c'era una donna. Ecco, questo se vuoi dirlo, dillo tu, perché io non sono così informato. Beh, e questo è uno dei punti molto importanti, perché Spatuzza dice: ci siamo messi tanto a ridere quando abbiamo sentito che nel comando di Via Palestro, strage di Milano, c'era una donna. Solo che c'è poco da ridere, perché lui non c'era lì. E il punto è che le testimonianze sono estremamente precise, immediate e molto forti. Le testimonianze che parlano di una donna nel comando stragista di Roma, di Firenze e di Milano. La procura di Roma emise un comunicato stampa nel quale era scritto, dando le prime notizie di quello che era avvenuto: nel comando c'è anche una donna. Il testimone che riconosce il Fiorino di Firenze dice che c'è una donna dentro quell'auto, ed è molto circostanziata la sua testimonianza, perché il Fiorino passa in una zona dove le auto non possono passare, quindi fu colpito da quell'immagine. Ma quando un giornalista di Radio Radicale intervistò nell'immediatezza della strage dei Giorgofili Piero Vigna di nuovo e gli disse: procuratore, è vero che c'era una donna nel comando stragista? Lui risponde: lei come fa a saperlo? Questo è un segreto investigativo. Sì, lo so, è vero, c'è una donna. Allora, qual è il punto? Che sono state raccolte sufficienti, importanti elementi intorno a questa presenza particolare. Perché particolare? Perché la presenza di una bionda in un comando stragista spezza la continuità mafiosa della strage. Qual è il punto? Che per ciascuna delle indagini si poi individuò la pista mafiosa, si scelse anzi la pista mafiosa, e quindi tutto quel patrimonio investigativo che era stato
che era stato accumulato intorno a questo elemento così interessante, così particolare, è stato improvvisamente disperso. E questo non c'è nulla da fare, è come quando in altri eventi stragisti, anziché prendere una strada, nel 69 dopo Piazza Fontana, la strada era segnata, c'era un commissario di polizia, un uomo fedele allo Stato, un servitore dello Stato che aveva detto quale era la via da seguire, era la via Ordinovista, era la via che poi oggi noi sappiamo è effettivamente quella che parla della matrice delle stragi degli anni 70, ma si scelse un'altra via. E quindi naturalmente in questa divaricazione, come dire, si realizza uno scenario diverso e è difficile smontare dal punto di vista investigativo una strage, perché una strage viene organizzata e con tutto l'apparato, come dire, di disinformativo e di depistaggio ce l'ha in sé, quindi naturalmente il quadro è molto complicato, ma se andiamo a vedere la storia, perché la storia ci insegna molto, e noi parliamo della storia della strategia della tensione, è sempre la stessa, è quella che parte nel 69 e arriva al 92-93. Se noi andiamo a vedere questa storia, vediamo ogni volta che si sceglie una pista che porta verso uno scenario che, guarda caso, ci fornisce poi sempre quella mezza verità. C'era l'ex ministro degli interni Paolo Emilio Taviani, che negli ultimi tempi della sua vita aveva cominciato un po' a parlare. Sapete, Taviani è stato un partigiano bianco, un leader della Democrazia Cristiana, ma soprattutto è stato l'uomo che ha fondato Gladio ed ha firmato Gladio nel 59. Era davvero un grande esperto di questa materia e poi è stato anche l'uomo che ha sciolto nel 74 Ordine Nuovo, insomma, perché il nostro paese è pieno di contraddizioni, perché è un paese a sovranità limitata, quindi c'è sempre qualcun altro, come dire, qualche altra presenza, qualche altra potere che interviene, quindi è sempre molto complicato. Ma Taviani nell'ultima parte della sua vita aveva cominciato un po' a scongelarsi e se non fosse morto probabilmente avrebbe continuato a dialogare con il presidente della commissione stragi, Pellegrino. Ma una cosa che disse che mi colpì moltissimo ed è questa: lui diceva, voi dovete cercare e badare agli irregolari. E ha dato un'indicazione importantissima, perché la grande operazione Gladio alla quale te facevi riferimento, noi l'abbiamo conosciuta anche lì in modo molto surrogato, se vogliamo anche un po' macchiettistico, questa associazione di gladiatori, come recentemente Inzerilli ha voluto riproporcela, che si addestrano, si vedono la domenica forse per far sì che i nostri confini siano sicuri. L'operazione Gladio invece è stata una cosa molto molto più complicata, perché è stata la proliferazione di organismi e strutture che sono state utilizzate nella destabilizzazione. Uno di questi gladiatori che io ho conosciuto e che poi a un certo punto è stato disattivato, ma parliamo della fine degli anni Ottanta, mi raccontò che ad esempio uno dei suoi compiti, e naturalmente non è mai stato dentro una struttura ufficiale di Gladio, ma proprio questo è il punto, io li ho chiamati gli uomini delle buste, perché queste persone venivano chiamate in un certo posto, tra l'altro a Roma, guarda caso, questo posto è lo stesso in cui c'era la sede delle organizzazioni neofasciste, venivano chiamati, gli veniva consegnata una busta dentro la quale c'erano soldi e gli obiettivi. Loro dovevano prendere
i soldi e riconsegnare la busta con gli obiettivi che dovevano realizzare. Ad esempio, una di queste mi raccontò che nella quale lui fu coinvolto, sapete qual è? La infiltrazione dei movimenti dei Camalli a Genova, i movimenti dei lavoratori del porto, che erano molto forti, una delle avanguardie del movimento dei lavoratori. Lui era uno di quelli che doveva infiltrarsi, creare caos, creare incidenti o fare in modo che i leader dell'organizzazione venissero in qualche modo macchiati. Questa era una delle sue dei suoi compiti. Ma molto più recentemente ho avuto modo di parlare, perché tu dicevi prima chissà dove è finita questa storia, io non lo so, però so che un altro di questi uomini delle buste, che ha avuto un ruolo importante all'interno di alcune organizzazioni neofasciste, mi raccontò che lui è stato recente, diciamo intorno alla fine degli anni 90, quindi parliamo già di un tempo molto successivo a quello in cui formalmente queste strutture sono state sciolte. Fu disattivato e quindi passò ad altra vita. Un giorno, quando avvenne, vi ricordate l'aggressione contro Berlusconi a Milano? Un pazzo gli tirò addosso una Madonnina e gli spaccò i denti. Ecco, quel giorno, naturalmente quel gesto mise gli apparati in allarme, perché non si capì nell'immediatezza la natura di quel gesto. Beh, lui ricevette una telefonata e gli disse: ti devi tenere pronto, perché potremmo aver bisogno di riattivare la rete. Questo fatto avvenne nel 2008, se non mi sbaglio, questa vicenda di Berlusconi. Insomma, molto interessante. Taviani, gli uomini irregolari. Scusami, non volevo togliere il tempo, ma ha chiesto di parlare. Un attimo soltanto, a questo tavolo sono state fatte molte domande, alcune con una risposta, altre senza risposta. Mi sembra giusto e doveroso in questo momento, proprio in questa circostanza in cui si ricorda Giovanni Falcone, ricordare un altro grande magistrato, Gabriele Chelazzi, sostituto procuratore alla Procura distrettuale di Firenze, purtroppo prematuramente scomparso. E Gabriele Chelazzi si era posto tutte queste domande, se le poneva, non ne trascurava nessuna, verosimile più o meno verosimile che fosse, alla ricerca accurata di tutti i riscontri, dei riscontri. Ed è veramente un peccato e una perdita per la magistratura e per il Paese che questo magistrato, animato da questo impegno professionale, questo impegno etico, da questa accuratezza di lavoro, sia prematuramente scomparso. Desideravo ricordarlo proprio stasera.